Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Conoscete i biscotti ungheresi? Un intreccio di pasta frolla e pasta sfoglia, ricoperti di glassa. Questa volta non potete non farli. Andiamo insieme a preparare gli ingredienti. Per la pasta sfoglia occorrono un uovo, un tuorlo, 80 g di zucchero, 300 g di farina, 150 g di burro, un pizzico di sale, scorza di mezzo limone e due rotoli di pasta sfoglia. Iniziamo inserendo nel boccale lo zucchero e la scorza di mezzo limone e frulliamo alla massima velocità. Riuniamo con la spatola ed aggiungiamo 300 g di farina. 150 g di burro tagliato in pezzi, un pizzico di sale, un tuorlo ed un uovo. Azioniamo per 40 secondi alla velocità 5. Volendo si può impastare a mano con planetaria. Questa è la frolla che otteniamo. Trasferiamola su un piano di lavoro leggermente infarinato, compattiamola con le mani, avvolgiamola in pellicola trasparente e lasciamola riposare in frigorifero per circa 30 minuti. Prendiamo i due fogli di pasta sfoglia pronta ed uniamoli tra loro dalla parte più corta. Se preferite preparare la pasta sfoglia da voi, vi lascerò la ricetta nell'info box cliccando la freccetta in basso a destra del video. Trascorso il tempo, stendiamo la frolla con il mattarello di uno spessore di circa 3 mm, adagiamola su un foglio di carta forno ed adagiamola sulla pasta sfoglia fino a ricoprirne i tre quarti della superficie. Con una rotella liscia andiamo a pareggiare tutti i lati. Ora eseguiamo una piega a tre. Prendiamo il lembo di pasta sfoglia e pieghiamolo fino a metà. Ed ora sovrapponiamo l'altro lato. Facciamo aderire bene i due impasti e stiriamola con il mattarello dal lato aperto e creiamo un rettangolo dallo spessore di circa 5 mm. Delineiamo bene i bordi con una rotella liscia. Tagliamo delle strisce lunghe circa 30 cm e larghe 2. Ogni strisciolina la andremo a intrecciare in questo modo ed allungarla leggermente. Posizioniamola in questo modo, incrociamo le mani e portiamo i lembi al centro e facciamo una lieve pressione. Adagiamole man mano su una teglia ricoperta di carta forno. Lasciamole riposare per circa 20-30 minuti ed inforniamo a 170 gradi per circa 12-15 minuti o fino a giusta doratura. I biscotti intrecciati ungheresi sono pronti per essere glassati. Per ottenere la glassa è semplicissimo, basta mescolare dello zucchero a velo con qualche goccia di limone e qualche goccia di acqua. Mi raccomando, senza esagerare fino ad ottenere la giusta consistenza.
Terminata la glassatura, lasciamole ben asciugare per circa 10-15 minuti prima di toglierle dalla teglia. I biscotti ungheresi intrecciati, pasta sfoglia e pasta frolla sono pronti per essere gustati. Sono convinta che questa ricetta ti piacerà tantissimo. Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti, sarò felice di rispondervi. Pollicino in su e mi raccomando, non dimenticarti di iscriverti al mio canale. Ti aspetto anche su Instagram, sul mio gruppo Facebook Voi, Noi e Bimbi e sulla mia paginetta Facebook Miss Bimbi Katia. Ciao e alla prossima ricetta!